Molto spesso vengono da me delle coppie dicendomi quanto in crisi si trovano, mancanza di comunicazione, incomprensioni, difficoltà su vari ambiti e livelli. La prima cosa che chiedo loro è se si abbracciano, di che qualità è il loro abbraccio, perché è la prima forma di comunicazione. Dalla capacità di abbracciarsi si vede cosa c'è ancora e cosa c'è ancora disponibilità a dare. È il primo scambio. E se non ci si riesce più ad abbracciare, allora veramente bisogna fermarsi un attimo e per chiedersi cosa si desidera veramente da sé e dall'altro. A volte il riscoprire come abbracciare l'altro è una vera e propria cura che può salvare il rapporto. Può sembrare semplicistico, ma in realtà non lo è. Io ho visto coppie guarire, coppie riprendere la loro relazione, partendo da ciò, è solo un punto di partenza. E molto spesso mi capita di chieder loro di abbracciarsi davanti a me per vedere cosa succede. E chiedo loro quanto sono stati in grado di rimanere aperti nei confronti dell'altro. Cosa hanno sentito? Quali resistenze? Quali desideri? Perché in un abbraccio si sente tutto. Si sente se c'è flusso, oppure non c'è più. Si sente se si ha ancora voglia, oppure no. In un abbraccio si riesce a vedere se stessi e anche l'altro. E quindi tutto parte da quello. Quando mi trovo a lavorare con i gruppi, e in questi gruppi ci sono anche delle coppie, la cosa più strana è vedere come ci sia più disponibilità quasi ad abbracciare persone sconosciute che non il proprio partner. Perché è molto facile chiudersi al proprio compagno, alla propria compagna, molto più che agli altri. Ma questo non può avere senso. Come può esserci una famiglia, una relazione, se non si ha il cuore aperto nei confronti dell'altro? Se non si riesce più a guardare negli occhi? Se non si riesce più ad abbandonarsi in un abbraccio? Come può esserci una relazione? Allora dobbiamo farci una domanda e chiederci se siamo disposti ad aprirci, all'altro, per far sì che questo scambio sia vivo e sia continuamente arricchito da ogni giornata. La relazione è come una piantina che deve crescere, va innaffiata tutti i giorni. Nella relazione bisogna avere molta, molta cura, molta tenerezza, molta comprensione, ma soprattutto ci vuole questa disponibilità a iniziare la giornata con un abbraccio e a finire la giornata con un abbraccio.